Per noi la sicurezza strutturale e la sicurezza infrastrutturale è un argomento fondamentale, non soltanto dell'ingegneria civile, ma estremamente multidisciplinare. Il dottorato, nello specifico legato alla problematica delle scuole, vede un'importanza particolare nel nostro paese proprio partendo dalla situazione estremamente critica dell'esistente. Mancano certificati antincendio, mancano le verifiche sismiche, molti edifici sono stati trasformati da destinazioni d'uso che non erano quelli scolastici. A questo si aggiunge il fatto che oggi il modo di insegnare a scuola, le tecnologie stanno cambiando fondamentalmente la percezione anche architettonica di come debba essere strutturato un edificio scolastico. Quindi l'occasione è notevole, prendendo spunto dal problema della sicurezza, arrivare a una ridefinizione anche di tutti gli aspetti in maniera olistica dell'edilizia scolastica. Il primo obiettivo è quello di creare un nuovo sistema di diagnostica degli edifici esistenti, perché attualmente vengono fatti dei rilievi negli edifici, solo che questi rilievi comportano un grande dispendio di risorse economiche e di risorse umane. Sono dei rilievi puntuali e che non ci danno un quadro complessivo della situazione dell'intero edificio scolastico. Per esempio, se si va a fare un rilievo su un elemento non strutturale, si va a vedere in un punto come questo è ancorato alla struttura sottostante, però non ci dice nulla di quello che succede a qualche centimetro di distanza. Quindi si vorrebbe cercare di applicare delle tecnologie molto innovative che fino adesso sono state usate soprattutto in campo medico, tipo la radiografia, i raggi X, la scansione tridimensionale e altre nell'ambito degli edifici scolastici. Il secondo obiettivo è quello di creare delle linee guida sia sulla progettazione dei nuovi edifici scolastici sia sulla ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti. In particolar modo bisogna porre l'accento sulle parti dell'edificio in cui esiste attualmente una lacuna, per esempio le parti non strutturali. Infatti la normativa è molto chiara su come deve essere fatto il progetto a livello strutturale, a volte invece e tralasciato l'argomento della sicurezza degli elementi non strutturali. Inoltre bisogna cercare di creare delle linee guida che coniughino queste richieste di sicurezza con anche i nuovi modelli pedagogici che si sono sviluppati negli ultimi anni.